Una rete che vale, quella del Cagliari al 19° della ripresa. Era Montesano a cercare spazi per il solito cross ed il nuovo entrato Bernardini, seguendo l'azione, riusciva a trovarsi nella migliore condizione per sbloccare il risultato con una mezza rovesciata. Una rete importante che consente al Cagliari, in particolare ad Olivieri, di continuare il suo lavoro senza perdere terreno in classifica. Dopo la prova generale in Coppa Italia, Cagliari e Genoa si sono incontrate con in palio 2 punti. Quasi una controprova, ma questa volta il Cagliari, al 90° poteva vantare al suo attivo, oltre alla rete vincente, anche alcune palle gol, in particolare con De Rosa, Casale e Bergamaschi. Una vittoria che il Cagliari ha prima raggiunto e poi meritato. Ma direi che se l'ha meritato, perché ha usato qualcosa di più. Non guardiamo la seconda parte, la parte finale, però nell'arco della partita credo che il Cagliari si sia meritato il risultato. Che differenza ha visto tra il Cagliari, tra quella partita un po' al volemose bene della Coppa Italia e questa? Ma sa, allora era una partita quasi amichevole, direi, perché era, la Coppa Italia contava niente. Oggi c'era più spirito combattivo, più determinazione, perciò il Cagliari, insomma, direi che è una buona squadra. Lotterà anche loro come lotteranno tante altre squadre, non dico per la promozione, però per fare un buon campionato. Dopo le tante critiche piovute sul rossoblù dopo Ascoli, la squadra ha risposto in campo giocando una partita ponderata, in effetti cosciente della validità dell'avversario. Ma come abbiamo sempre detto, da quando Olivieri ha iniziato gli allenamenti quest'anno, cambiando molto, c'è necessità un pochino che i ragazzi si affiatino, gli schemi vengano compresi da tutti quanti, e pertanto bisogna dare tempo sia all'allenatore che ai giocatori per raggiungere quella certa tranquillità mentale e tecnica che possa poi permetterci, speriamo, di avere qualche risultato positivo. Ho l'impressione che abbiano i giocatori in campo e abbiano risposto anche ad alcune critiche forse inopportune. Ma è chiaro che i ragazzi sono loro i primi a risentire di queste cose e desiderano lavorare in tranquillità come tutti nella nostra professione. È certo che mi sembra che è stata la miglior risposta che si poteva dare dopo lo scoppolo di Ascoli. Olivieri ha impostato i suoi praticamente sulla falsa riga della precedente partita di Coppa, con 3 marcature a uomo sulle 2 punte Tacchi e Marulla, con Chinellato e Marchi, quindi occhi pinti in mezzo su Butti ed il resto a zona. Alla stessa stregua ha operato Burnici, con Faccenda su Montesano e Trevisan su De Rosa. Difficoltà maggiori ovviamente per la difesa genoana, che ha trovato in De Rosa un giocatore in vero progresso, molto vicino alla migliore condizione. Al 5° minuto, infatti, una punizione proprio di De Rosa ha dato la sensazione che il Cagliari potesse passare. Quindi il gran movimento di Montesano faceva sperare ancora di più, ma il gioco si perdeva con ritmi blandi, malgrado il grande prodigarsi di Pulga in fase di impostazione e quello di Occhipinti, sempre generoso, alla copertura degli automatismi difensivi. Nei primi 45 minuti non buona la prova di Bergamaschi, stranamente poco lucido, ma dal pronto riscatto nella ripresa. Allora, al primo tempo, diciamo, ho fatto fatica a rompere il fiato e non riuscivo a mandare le gambe, insomma, non riuscivo a respirare, mentre poi con la pausa del secondo tempo mi è riuscito, insomma, di entrare in campo diverso, una rinfrescata, insomma, ma proprio svegliato bene e poi, insomma, penso di aver sfruttato un buon secondo tempo. Senti, ti rendi conto che se tu facessi tutta la partita come i secondi 45 minuti sarebbe qualcosa di stupendo? Oggi era stato, cioè, perché non riuscivo a rompere il fiato, poi io, trovando la condizione più avanti, posso anche reggere 90 minuti così, insomma, fisicamente penso di reggere bene 90 minuti, come fiato ci sono, poi pian piano cresceremo tutti e crescerò anch'io e secondo me faremo anche un buon campionato perché abbiamo le possibilità, insomma. Dopo un altro tentativo del solito De Rosa da fuori aria al 29°, il primo tempo si chiude stancamente. Nella ripresa il Cagliari dimostra subito maggior determinazione, osando qualcosa di più ed ovviamente prendendo qualche rischio. Al terzo infatti era Chinellato a rimediare in modo essenziale su Marulla, meritandosi il cartellino giallo dall'ottimo arbitro Bianciardi. La conseguente punizione, battuta dallo specialista Policano, ha costretto Sorrentino in angolo in qualche modo. A questo punto il Cagliari iniziava a crescere e poteva contare su una buona giocata di Bergamaschi, che tutto solo puntava verso rete, ma la sua conclusione era poco lucida. Si faceva più insistente il Cagliari, dal 14° Casale tentava con una conclusione al volo, quasi ad annunciare la rete che giungeva al 19° con Bernardini sul bel servizio di Montesano. Sbloccato il risultato, il Cagliari subiva il forcing del Genova e lo subiva con evidente affanno, così come accade a chi ancora non ha un gioco prestabilito. Comunque i rossoblù riuscivano a giocare di rimessa e dal 29° andavano ancora in rete con Casale, che di testa trasformava un dosato servizio di Montesano, ma l'arbitro annullava inspiegabilmente.
La partita si concludeva con il Cagliari sempre in affanno, ma con qualche sortita di alleggerimento. Un Cagliari vittorioso, quindi, una vittoria importante conseguita con manifesti segni di ripresa. Manca ancora il gioco, ma risalta evidente la volontà di voler in tempi brevi diventare una vera squadra. Questo il motivo conduttore delle dichiarazioni dopo la partita. Che la squadra non c'era, stiamo dicendo cose abbastanza ovvie. Io credo che oggi la squadra abbia fatto qualcosa di buono. È chiaro che abbiamo delle difficoltà, ancora c'è poco da fare. È chiaro che non siamo una grande squadra, ma questo non l'ho mai detto. Se si valuta la squadra, intanto dai punti, è in una posizione decorosa. Magari avessimo sempre questi punti qui, la media dei punti a partita. Il gioco sta migliorando, sto facendo ancora degli esperimenti, sto cambiando ancora qualche posizione. Direi proprio perché è dovere mio cercare di provarle tutte. Questo sta suscitando magari un po' di scalpore, ne ho sentite tante anche questa settimana, ecco perché non sono capace di fare valutazioni tecniche. Ci sono persone qui a Cagliari specialmente molto più brave di me, io sono abbastanza in campagna e quindi approfondirmi in giudizi così definitivi non ne sono capace e quindi devo aspettare. Fare valutazioni tecniche, ripeto, non ne sono capace, e fare valutazioni dal punto di vista caratteriale neanche, perché questa squadra dal punto di vista del carattere mi è piaciuta due volte in casa e mi ha deluso molto ad Ascoli, oggi lo posso dire, domenica non l'ho detta perché c'è stata una corsa a scagliarsi su questa squadra e l'unico che non si poteva scagliare ero io, la dovevo difendere chiaramente. Oggi che i ragazzi siano tranquilli lo posso dire, la squadra Ascoli dal punto di vista del carattere non mi è piaciuta, quindi valutazioni anche da questo punto di vista non mi sento di farne e aspetto la squadra domenica per vedere quello che sa dare di fronte a una grande, forse la più grande del torneo, come si comporta non tanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista caratteriale.